Io questo freddo difficilmente lo dimenticherò. Sul serio, fa freddo oggi. Nel libro c'è anche una sezione di poesie dal titolo Scritte da lui per me. E quindi io ho impersonificato la persona, lì ho estrapolato dal Cantico dei Cantici, ho estrapolato la persona che mi dedica quei pensieri. L'amato e l'amata. Molti hanno scritto del Cantico dei Cantici, anche riscrivendolo. E io mi metto tra i molti. Che meraviglia questa terrazza. Chiaramente questo libro è salentino, e anche salentino, quindi avremo modo di presentarlo, spero, con Giampaolo Mastropasqua, Pasquale Italiano, con l'editore stesso, Stefano Donno. Mi piacerebbe molto ritornare nel Salento, amo molto quella terra. Qui è di primo mattino, ci sono ancora i rifiuti qua. Mi piacerebbe anche presentarlo, sì, nelle zone di Siena. Adesso ci organizziamo. Nel senese. Questo libro ha una grande anima e abbraccia molti luoghi. Si può dire tutti i luoghi della terra. Parigi, New York, Roma, Berlino. Perché non sognare? Sono arrivata a Piazza Grande. Stranamente c'è anche l'albero di Natale. Mi viene in mente anche Istanbul, che ho già nominato. Istanbul, Atene, tante altre capitali. Perché non sognare? Ringrazio l'editore Stefano Donno per avermi fatto questo grande regalo di Natale. Ringrazio Giampaolo Mastropasqua, Pasquale Vitagliano, Marcello Buttazzo, Mauro Marino. Grazie. Grazie a tutti. Mi avete fatto un bellissimo regalo di Natale. Vi lascio perché ho la batteria scarica.